Uno solo, uno solo. Guarda che grande questo. Abbiamo la lettera di San Benedetto, il cuore.
Grazie. Alla tomba di Gian Galeazzo Visconti. Lui è morto nel 1402, agli inizi dei lavori, però aveva stabilito nel testamento che qui doveva nascere la sua tomba, perché il monaco certosino, proveniente da quella porta, dal chiostrino, passando di fronte a lui, aveva l'obbligo di pregare per la sua salvezza. Cristoforo Romano ha fatto tutto il progetto. L'Alessi ha eseguito il sarcofago e la sua immagine. Lui è sepolto qui insieme alla prima moglie Isabella di Valois. Notate questo particolare: all'altezza degli archi, in questi medaglioni sono rappresentati tutti i segni zodiacali. Quindi c'è sacro e profano. Su in alto, in questo catino, l'autore Il Bergognone ha rappresentato Gian Galeazzo Visconti. Ha in mano il modellino della Certosa. Lo sta donando insieme ai figli alla Madonna delle Grazie. Ecco il motivo di queste sigle Gra-Car. Questa pala d'altare è di Gian Battista Crespi. Rappresenta San Bruno, il fondatore dei Certosini, con San Carlo Borromeo, vescovo di Milano, uno dei vescovi più famosi che ha avuto la diocesi in tutti i secoli della sua storia. È stato rappresentato in Certosa perché nel 1500, l'epoca in cui è vissuto, è venuto molte volte ospite dei Certosini. Praticamente lui sarebbe anche il cugino di Federico Borromeo, no, di manzoniana memoria. Noi adesso proseguiamo con il chiostrino. Intanto in quella lunetta potete ammirare la famosa Pietà del Mantegazza, che ha lavorato molto nella facciata della chiesa. E poi vedete compare ancora il busto di Gian Galeazzo, il fondatore, il padre della Certosa. Proseguiamo con il chiostrino. Digli che la roba. Non tocco.
la fotografia. Di questo problema lo scopriamo fatto. Sì, è la busta, no?